Anche quest'anno è tornato Fano Orienta, progetto organizzato dal Comune giunto alla sua quinta edizione per aiutare gli studenti della terza media a scegliere la scuola superiore più adeguata per il loro futuro. Tante le informazioni in uno spazio quest'anno raddoppiato, oltre ai locali della Mediateca Montanari infatti si aggiungono quelli della Pinacoteca di San Domenico, dove è stato possibile conoscere tutte le scuole superiori della città, dialogare con i docenti, formarsi sui temi dell'orientamento ascoltando gli interventi degli esperti. Tante le interessanti iniziative che hanno reso il pomeriggio ricco di spunti di riflessione e aiutato i ragazzi e i loro genitori in una scelta spesso difficile. Al Memo Caffè, spazio peer-to-peer in cui i giovani studenti si sono potuti confrontare con studenti che già frequentano le scuole superiori per chiarire dubbi e trovare risposte. Fano Orienta anche quest'anno è stato un successo con tantissimi partecipanti, una preziosa occasione di incontro, confronto e approfondimento per i ragazzi che si trovano in questo delicato passaggio di scuola nella loro vita, a cui auguriamo di realizzare tutti i loro sogni. Fano Orienta è una giornata che ormai una sua storia, perché anno dopo anno è un evento che è cresciuto e quest'anno infatti viene ospitato non solo negli spazi della Mediateca Montanari ma anche nella Pinacoteca di San Domenico. È un appuntamento atteso dalle ragazze e dai ragazzi, dagli studenti e le studentesse della nostra città, perché è l'occasione per poter conoscere direttamente quella che è l'offerta educativa e formativa degli istituti scolastici superiori della nostra città, che all'interno della Mediateca Montanari mettono a disposizione in ogni aula laboratori e attività informative sui corsi e sulle attività che vengono proposte da ogni singolo istituto. C'è la possibilità per le ragazze e i ragazzi delle scuole medie di colloquiare al Memo Caffè con i loro colleghi, con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, e c'è la possibilità in entrambi gli spazi, sia Mediateca che Pinacoteca, di poter partecipare ad attività di carattere laboratoriale. Questa iniziativa sicuramente che è la coda di altre due che si sono svolte gli scorsi giorni, e quindi mi sento di dire che Fano Orienta è cresciuto negli anni, abbiamo raggiunto la quinta edizione, è stata sicuramente rispondente, anzi oltre le nostre aspettative, perché abbiamo raggiunto le 2000 persone tra ragazzi e famiglie che oggi ci hanno raggiunto qui alla Memoteca Montanari ma anche alla Pinacoteca San Domenico, laddove proprio sono venute alla ricerca di strumenti per orientare i propri figli, ma per orientarsi proprio, perché questo ricordiamo che è un momento straordinario dove i ragazzi devono poter scegliere anche in autonomia, in base alle loro sensazioni, in base ai loro sogni, perché hanno bisogno veramente di approdare in scelte consapevoli. Fano Orienta si sviluppa all'interno della Mediateca Montanari e della Pinacoteca San Domenico. In ogni aula della Memo ci sono ogni indirizzo della scuola superiore, quindi nelle 10 aule che compongono la Mete ci sono tutti gli indirizzi, e in ogni aula ci sono i docenti pronti a dare spiegazione ai ragazzi e alle famiglie su tutto quello che compete l'indirizzo, quindi le materie scolastiche, gli sbocchi professionali, tutto quello che i ragazzi hanno, i dubbi e i consigli di cui hanno bisogno per fare la scelta più giusta per loro. Poi di sotto nella ipogea ci sono due eventi diversi, due incontri, due approfondimenti. Uno delle parole del lavoro, gestito dall'Alessandra Cacchiocchi, dottoressa del Centro per l'Impiego, e un altro invece come aiutare i figli a scoprire i loro talenti, seguito da Sabina Vallerga, psicologa e orientatrice. Inoltre una cosa molto carina che ha sempre funzionato e diciamo che ha sempre un grande successo è quello dello spazio peer-to-peer, ovvero di fronte al bar della Memo ci sono tutti i ragazzi, c'è un tavolinetto dove c'è ogni ragazzo, un rappresentante per ogni istituto superiore, pronto a dare spiegazioni, domande, a rispondere a tutti i quesiti che hanno i giovani in un ambiente un po' più informale, proprio davanti al bar, davanti a qualcosa da bere, da sgranocchiare, in modo che possono proprio in modo un po' più informale avere quelle informazioni che magari non chiedono ai docenti o alle loro famiglie.